Buongiorno dal dottor Simone Sottocorno del centro in terapia. Da un paio di giorni è iniziata la cosiddetta fase 2 relativa a questa emergenza legata al coronavirus. Ebbene, le misure restrittive sono andate allentandosi e questo ha consentito a me e a tutti voi di riacquistare una libertà nel movimento che prima c'era stata negata, ovviamente questo a tutela nostra e di tutti, quindi in forma cautelativa. E di recuperare, per così dire, una parte della nostra normalità. In realtà non mi piace dire normalità, quindi forse è meglio dire della nostra routine. Questo significa tornare a recarsi sul luogo di lavoro fisicamente, prendere la propria macchina e insomma avere una giornata scandita da dei ritmi differenti rispetto a quelli che ci eravamo abituati 2 mesi fa. Naturalmente, oltre a queste questioni anche banali di ordine pratico, ci sono tutta una serie di implicazioni invece di natura psicologica che stanno dietro a questo nuovo cambiamento che impatta sulla vita di ciascuno di noi, al quale ciascuno di noi è chiamato. Dobbiamo adattarci ad una situazione inedita, che ha delle caratteristiche molto particolari e anche significative che vanno a impattare fortemente sulle nostre esistenze. Pensiamo per esempio al distanziamento sociale. Quindi il dover mantenere una distanza di almeno 1 metro, 1,5 metri, 2 metri dalle altre persone, quindi evitando i contatti fisici, ma anche evitare gli assembramenti, quindi di ritrovarsi in gruppi, piccoli o numerosi che siano, e poi coprire il nostro volto con quelle mascherine e le mani con i guanti. Ecco, tutto questo ovviamente sconvolge il nostro modo di stare in relazione con gli altri e di entrare in relazione con gli altri. Per fortuna a questo punto possiamo di nuovo ricongiungerci ai nostri cari e alle altre persone, ma dobbiamo farlo comunque in una maniera protetta, dobbiamo farlo comunque con delle restrizioni e questo quindi in parte allevia quel senso di isolamento al quale eravamo andati incontro nei mesi passati, ma dall'altra ci pone in una situazione di grande conflitto. Quindi del resistere, per così dire, all'impulso, di avvicinarci all'altro, magari di scambiare un gesto di affetto, ad esempio con un parente che non si vede da molto tempo, un abbraccio, un bacio, ma anche, una banale stretta di mano. Quindi, questo vuol dire anche che noi siamo in una situazione in cui non possiamo mostrare all'altro, il nostro volto per intero e non possiamo neanche vedere il volto dell'altro. Questo significa che tutte quelle che sono le nostre espressioni facciali, che manifestano quelli che sono i nostri stati d'animo e le nostre intenzioni da un punto di vista motivazionale in quello specifico momento, quindi lanciando dei segnali al nostro corpo specifico, vengono fortemente limitate. Ecco, allora possono sorgere dei sensi di frustrazione legati a questa condizione, o sentire una profonda ambivalenza, o in realtà una delusione anche legata a questi contatti così strani, per modo di dire. Quello che è sicuro è che anche in questa fase noi viviamo degli stati d'animo, delle emozioni, dei sentimenti peculiari, intensi e naturalmente soggettivi perché ognuno di noi ha dei vissuti che sono propri e assolutamente particolari, che dipendono dalle proprie rappresentazioni implicite o esplicite, i propri pattern di comportamento, di pensiero ed emotivi naturalmente, e quindi diciamo i sistemi motivazionali su base interpersonale, come si attivano nelle varie situazioni. Ma dall'altra, noi sappiamo che le emozioni sono anche universali e quindi in qualche modo quello che ciascuno di noi sperimenta è sperimentato anche da qualcun altro, verosimilmente da quasi tutta la totalità delle altre persone. Beh, se nella fase 1 siamo andati incontro a vissuti di solitudine, di rabbia, di tristezza, ma anche di preoccupazione, di ansia, di certo noi non possiamo immaginarci che tutto ciò, quindi quello stress a cui siamo stati sottoposti a lungo, adesso sia lavato via con un colpo di spugna. Verosimilmente
tutto ciò sta lasciando, si sta trasformando, sta lasciando il posto ad altri vissuti, ma alle volte non meno disturbanti e non meno spiacevoli. Questo si può riflettere sul nostro comportamento, ad esempio dopo un'euforia iniziale che verosimilmente caratterizzerà questi giorni, si potrà tornare a sperimentare invece sentimenti di disattivazione, quindi di apatia, di anedonia, di abulia, quindi avere magari anche, come a molti di noi è successo nelle scorse settimane, problemi legati al sonno. Difficoltà di addormentamento, risvegli precoci o magari un sonno frammentato, quindi risvegli notturni e poi difficoltà di riaddormentamento. Ma anche diciamo una tendenza a utilizzare delle sostanze psicoattive magari in misura maggiore rispetto a prima, su tutte l'alcol ovviamente, ma non solo purtroppo. E tutto questo perché il nostro sistema neurovegetativo che è biologicamente strutturato per rispondere allo stress, appunto si attiva, reagisce, no? In tutta una serie di modi. Beh, dicevo che quindi anche in questa fase 2 noi andiamo incontro a uno stress di fatto, un po' differente rispetto a quello di prima, ma comunque significativo, il quale impatta, per riassumere, su di noi in vari modi. Ad esempio, manifestandosi con abitudini di vita poco funzionali o con disturbi del comportamento o con dei vissuti emotivi spiacevoli a vario titolo. Allora, io credo che il modo migliore per prendersi cura di sé rispetto a queste importanti variabili psicologiche alle quali noi tutti siamo sottoposti, sia quello di fare un'operazione di riconoscimento di quelli che sono i propri vissuti, di dargli un significato e meglio ancora di fare tutto questo in un contesto condiviso, quindi all'interno di un gruppo. Chiaramente, come detto prima, non si può fare assembramento, non possiamo riunirci a parlare di quello che è successo in queste settimane, in questi mesi. Ma ad esempio il centro in terapia offre questa possibilità in forma remota, quindi attraverso dei gruppi di supporto psicologico online è possibile aggregarsi digitalmente e in qualche modo appunto prendersi cura di se stessi attraverso il confronto con gli altri, mediato chiaramente da un professionista, quindi uno psicoterapeuta in questo caso. Io penso che questo sia un meccanismo di igiene mentale molto importante e un'opportunità anche da cogliere. È importante non solo andare a intervenire quando stiamo già male, ma è fondamentale la prevenzione. Il nostro sistema sanitario si basa su questo. Il nostro sistema sanitario è uno dei migliori del mondo anche perché si è fondato su questo principio, che è quello del prevenire il male prima che questo si verifichi. Allora, secondo me e secondo molti dei miei colleghi, è importante prevenire disturbi psicologici che potrebbero emergere nel medio e lungo periodo, prendendosi cura adesso già di quelli che possono essere dei fattori di rischio, dei segnali, diciamo dei campanelli d'allarme, che qualcosa non va, preoccupazioni per il futuro che magari sono più pressanti rispetto a prima e anche legittime, visto quello che i mass media in maniera anche drammatica tendono continuamente a sottoporci. Oppure una maggiore irritabilità o, come dicevo prima, delle abitudini poco salutari che magari prima non avevamo e che invece adesso tendiamo ad assumere più frequentemente. Insomma, dobbiamo essere attenti, ascoltare noi stessi e rispondere a questi campanelli d'allarme nella maniera più razionale e sensata possibile. Quindi, chiedendo aiuto e sfruttando quelle occasioni che ci vengono offerte. Io penso che quella del gruppo, quindi attraverso un contenitore relazionale, attraverso un contesto di affiliazione e di condivisione, di legittimazione di come stiamo, di cosa pensiamo, di quello che ci è successo nelle nostre vite, credo che sia la forma migliore per attuare questo tipo di
presa di cura di se stessi. Grazie per avermi seguito e mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro sito internet e sui nostri canali YouTube, Instagram e Facebook. Grazie, ciao!